Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, finalmente vi faccio il video dedicato all'Invisalign. È da un po' che lo aspettate, ma visto che adesso sono verso la fine del trattamento, ho quasi finito ancora un mesetto e qualche giorno, appunto ho aspettato di arrivare alla fine del trattamento per potervi parlare bene della mia esperienza, per descrivervi bene tutto e voglio anche rispondere a un sacco di domande che mi avete fatto in tutto questo periodo, appunto in cui vi ho detto che stavo utilizzando l'Invisalign. Allora, domanda numero uno, lo studio dentistico dove sono andata è lo studio Zanirato a Milano, consigliatissimo, la dottoressa Nicole è un amore, è gentilissima, dolcissima. Ti spiega tutto sempre con un sorriso, quindi proprio a livello umano ho apprezzato tanto. Voglio anche rispondere a chi mi chiede appunto il costo delle mascherine Invisalign. È molto difficile, uno perché dipende dal medico appunto a cui vi rivolgete, numero due dipende anche molto dal numero di mascherine di cui avete bisogno. Se avete i denti ovviamente molto storti, ci saranno tantissime mascherine che dovrete cambiare, quindi molti più appuntamenti, mentre appunto al contrario, se dovete solo raddrizzare un paio di denti, niente di che, gli appuntamenti saranno pochi, le mascherine saranno poche e quindi vi viene a costare di meno. In linea generale, comunque, dipende anche molto da città a città, perché Trieste e Milano, per esempio, hanno prezzi diversi. Comunque, più o meno siamo dai 3 ai 6 mila euro per il trattamento, per tutto quanto. Quindi, trattamento, mascherine, appuntamenti, più o meno questo è il prezzo. È un prezzo parecchio alto se andiamo a confrontarlo con l'apparecchio, quello classico, normale che conosciamo tutti. Per quanto mi riguarda, onestamente, essendo il mio lavoro davanti ad una videocamera, non avrei messo l'apparecchio classico perché si vede tantissimo e lo trovo decisamente esteticamente non piacevole, però forse se non avessi fatto il lavoro che faccio, magari sarei ricorsa all'altro. Il mio problema però anche, e per questo non ho mai voluto mettere l'apparecchio quello classico, quello che si vede, insomma, avete non so come si chiami, ma sicuramente lo conoscete tutti. Un altro problema che io ho è che qualsiasi taglio, qualsiasi piccola ferita io mi ritrovi in bocca diventa un'afta molto molto in fretta. È una cosa che ho sempre avuto fin da piccola, non si sa il perché delle afte, quindi non ho mai potuto capire il perché, però è un problema che ho fin da piccola e quindi la mia paura era che se avessi messo l'apparecchio normale, tutti quei aggeggini di metallo mi avrebbero tagliato praticamente il labbro nella parte interna e mi sarei ritrovata con tantissime, tantissime afte che, se ne avete mai avuta una, lo sapete, sono dolorosissime e non volevo rischiare una cosa del genere perché già averne una è terribile, figuratevi aver la bocca piena di afte. Quindi per me l'apparecchio classico non era un'opzione e quindi volevo assolutamente l'Invisalign, che è appunto trasparente, si chiama Invisalign perché è invisible e quindi è trasparente e si vede. Non posso dire che sia al 100% invisibile perché c'è, sono appunto dei cosi di plastica che ti metti in bocca, però sicuramente, e adesso ve li faccio vedere, sono bagnati ma perché ovviamente l'ho lavato. Queste sono le mie mascherine, quelle che sto indossando in questo momento. Perché non le sto indossando in questo momento? Perché indosso il rossetto rosso. Ed è assolutamente vero, non puoi indossare rossetti scuri con l'Invisalign perché non so se è il fatto che ti aggiungono qualche millimetro di spessore oppure il materiale in sé, la plastica che fa appiccicare il rossetto, ma se indosso il rossetto con l'Invisalign, matematicamente posso fissarlo con tutta la cipria del mondo, matematicamente dopo 5 minuti ho tutti i denti pieni di rossetto, cioè l'Invisalign pieno di rossetto ed è una cosa orrenda, mi capita anche nei video, quindi quando indosso il rossetto rosso, magari per qualche video, tolgo l'Invisalign, anche se appunto devo stare attenta perché non posso far passare troppo tempo senza l'Invisalign. Va indossato almeno 22 ore al giorno. Questo significa che dovete indossarlo sempre quando dormite, sempre durante il giorno avete 2 ore praticamente cumulative dopo tutta la giornata che potete utilizzare per mangiare in cui non lo indossate, però ovviamente devono essere proprio solo quelle 2 ore in cui lo togliete, mangiate e poi lo rimettete. Quindi questo
questo devo dire aiuta molto anche per l'alimentazione, se fate tantissimi snack, tantissime merende a caso e mangiate schifezze, perché con l'Invisalign, visto che ogni volta che lo togli, mangi, poi devi rilevarti i denti, passare il filo interdentale, dare una pulita anche l'Invisalign, diciamo che ti passa un po' la voglia di mangiare schifezze fuori dai pasti, perché ogni volta hai tutto sto ambaradan che devi pulire, eccetera eccetera. Quindi è un po' una seccatura. Se dovessi descrivere la seccatura più grande dell'Invisalign è proprio questo, il fatto che ogni volta che mangi poi devi lavare, rilavarti i denti, ripassare il filo interdentale, pulire l'Invisalign. Quindi questa è secondo me la più grande seccatura. Alcuni, e questa è una delle domande più gettonate che ho ricevuto in questo periodo, è se fa male. E ragazzi, per quanto mi riguarda, piccola parentesi, io ho una soglia di sopportazione del dolore molto alta, quindi per quanto mi riguarda, se devo rispondere onestamente, se fa male, neanche un po'. Prima di metterlo avevo ricevuto tanti messaggi che mi dicevano: Nicole, non ti preoccupare se ti fa male nel primo periodo, perché se siete stati così carini perché mi avete tranquillizzato, no? Tipo, se ti succede non ti preoccupare, tranquilla, chi di voi aveva già avuto questa esperienza? Però sono stata fortunata, non lo so, forse è la mia soglia di sopportazione del dolore che è talmente alta che io non ho sentito niente. Ho sentito un po' di fastidio con, forse con le prime 2, 3, 4 mascherine, però sto parlando di fastidio, nel senso che sentivo che i denti un po' tiravano e quindi ero cosciente del fatto che l'Invisalign stava funzionando, però non era dolore per me, assolutamente no. Quando i primi tempi però lo toglievo e poi mangiavo qualcosa magari di molto duro, lì un pochino sentivo i denti sensibili e quindi quasi un pochino posso dire mi ha fatto male, però non è assolutamente dolore, è solo, per quanto mi riguarda, un po' di fastidio, ecco, però è durato solo inizialmente. Da ad un certo punto in poi non mi hanno fatto più neanche il fastidio, quindi probabilmente non me ne accorgo, ma ho i denti sensibili che si muovono, cioè ho i denti che si muovono, quindi un pochino di sensibilità dovrei averla, ma io non mi rendo conto praticamente di nulla, quindi penso di essere stata molto molto fortunata in questo, perché ho sentito che alcuni il primo periodo stavano quasi per rinunciare al trattamento intero perché non riuscivano a tollerare il dolore. Forse questo dipende un pochino anche, uno, dalla sensibilità dentale, a soglia di sopportazione, ma secondo me anche da quanto i tuoi denti si devono muovere, quindi dalla gravità della situazione, diciamo. E parlando di gravità della situazione, che in realtà non è una cosa grave, ma sto parlando di quanto i vostri denti sono storti, quindi di quanto poi appunto hanno bisogno di lavorare per raddrizzarsi. A questo proposito, so che non tutti sono dei buoni candidati per l'Invisalign, per alcuni potrebbe non essere sufficiente, quindi potreste aver bisogno dell'apparecchio normale. Il mio trattamento è iniziato a fine maggio, inizio giugno, non mi ricordo esattamente, comunque prima dell'estate, sarebbe dovuto durare circa 6 mesi, avrei dovuto finire il trattamento a ottobre, se non sbaglio, ottobre, novembre, fine settembre, ottobre mi sa che avrei dovuto finire, però avevamo calcolato bene, perché allora la mia insicurezza più grande, ed è per questo che io ho messo l'Invisalign, è che questo dente, cioè i due incisivi davanti sopra, erano storti, cioè l'incisivo di destra stava appoggiato sull'incisivo di sinistra, leggermente, lo so, non era una cosa grave, però per quanto mi riguarda, per me era un grosso problema, tant'è che in molte foto e anche su YouTube, su Instagram, foto passate, io non sorridevo, cioè sorridevo ma senza i denti, tipo così, invece fare un bel sorriso, perché mi vergognavo del fatto appunto che i miei denti fossero storti e in realtà non mi sono resa conto che non avevo solo gli incisivi storti, ma avevo anche gli altri denti, anche quello vicino, che non so come si chiama, quello vicino al canino, tra l'incisivo e il canino, anche questo era molto storto, infatti questo è stato poi il problema maggiore, e anche i denti sotto erano un pochino storti, ma non sovrapposti, però puntavano tutti un po' verso destra o sinistra, comunque insomma io vi metterò le foto qui del prima e del dopo, i video del perché ho anche appunto il video di come i miei denti erano prima e come nel tempo si sono spostati. Quindi vi dicevo, uno dei problemini è stato appunto questo dente qui accanto all'incisivo, tra l'incisivo e il canino, che è stato il dente più problematico, più birichino, possiamo dire così, perché è stato l'unico che non si è mosso, cioè non si è raddrizzato, e dopo che il mio trattamento doveva essere finito, ovviamente
con un nuovo appuntamento ci siamo resi conto che questo dente non si era raddrizzato, quindi ho dovuto rifare le impronte, perché si fanno le impronte ovviamente per avere le mascherine in base ai nostri denti perfettamente, che si vanno a incastrare nei nostri denti, e quindi ho dovuto rifare le impronte, che non è niente assolutamente, voi state lì fermi e con un macchinario il dentista vi fa vi passa vicino con questo macchinario, fa tipo delle foto, quindi non è assolutamente niente, sono solo foto che poi loro mettono assieme e nel computer si vede appunto che si crea l'immagine dei vostri denti perfetta. È pazzesco, è fighissimo da vedere, e quindi ho dovuto rifare le impronte per una seconda volta per poi mandarle negli Stati Uniti, perché Invisalign è un brand appunto americano che poi al dentista rimanda le mascherine corrette. Quindi avrei dovuto finire ad ottobre, in realtà il tutto si è prolungato adesso fino ad inizio marzo. Calcolate però che appunto ci sono stati dei tempi morti in cui io non potevo raggiungere Milano per ovviamente per motivi ovvi, Covid eccetera, e quindi i tempi si sono un pochino allungati anche per questo. Però so anche che i dentisti e ortodonzisti sono di solito molto ottimisti e ti dicono sì, sei mesi abbiamo fatto, poi magari insomma avete bisogno di 8-9 mesi, però più o meno siamo lì, non cambia tantissimo. Per me non è assolutamente un problema aver prolungato il trattamento per qualche mese, l'importante è che i miei denti alla fine siano completamente dritti come li desidero, non mi importa se il trattamento dura qualche mese in più. Quindi voglio farvi vedere la scatolina che ho ricevuto, questa è la bag, questo è il logo dell'Invisalign, e all'interno del nostro kit troviamo dei cristalli per pulire l'Invisalign, e poi troviamo la scatola in sé appunto del nostro Invisalign con all'interno le mascherine. Non la metto mai ovviamente nella scatola, ma giusto per farvi vedere. Questi cristalli di pulizia, devo essere onesta, non li ho mai utilizzati anche se dovrei, perché in realtà le mascherine le cambio con molta frequenza, quindi inizialmente le cambiavo ogni 2 settimane, solo i primi 2 mesi mi sa, poi ho iniziato a cambiarle, ovviamente, cioè me l'ha detto il dentista, l'ho iniziato in testa mia, poi ho iniziato a cambiarle dopo 1 settimana, quindi le mie mascherine vanno cambiate ogni settimana e non hanno il tempo di ingiallirsi con cibi, caffeina, Coca-Cola eccetera, quindi non è un problema per me, non mi ritrovo a doverle sbiancare, per me dopo 1 settimana sono ancora pulitissime. Però una cosa che sto utilizzando, vi faccio vedere, è Not Sponsored per pulire il mio Invisalign, sono i prodotti Geldis che sono fatti apposta inizialmente per lavarlo, perché ovviamente ogni volta devi lavare l'Invisalign. Inizialmente usavo il detersivo per piatti, che mi rendo conto non sia esattamente la cosa più indicata per lavare l'Invisalign, quindi alla fine ho iniziato ad utilizzare prodotti specifici. Questo è un gel che va a lavare, pulisce molto bene, e questo lo utilizzo mattina e sera, e ogni qualvolta tolgo l'Invisalign prima poi di rimetterlo. E poi questi invece sono gli spazzolini che sto utilizzando sempre dello stesso brand Geldis, che hanno delle setole, sono molto particolari, hanno le setole in silicone e puliscono molto molto bene le mascherine. Io finisco il mio trattamento e questo dente è finalmente, ecco, ancora un po' di rossetto, finalmente questo dente è quasi dritto, ci siamo quasi. Finisco il mio trattamento, adesso siamo a fine gennaio, io finisco il trattamento il 2 di marzo, quindi sono a 1 mese e qualche giorno, e dopodiché dovrò indossare, penso ci siano 2 opzioni, mi aveva già accennato la dentista, però ovviamente devo tornare a fare la visita e poi decideremo assieme. La prima opzione è di mettere dei filetti metallici all'interno dei denti, quindi saranno completamente invisibili, che dovranno rimanere lì per sempre, perché altrimenti i nostri denti hanno la tendenza a ritornare a come erano inizialmente, quindi dovrò mettere appunto o questi filetti, che penso sarà quello che sceglierò, oppure l'opzione 2 sono anche le mascherine da indossare soltanto di notte, che potrebbe anche essere un'idea, non so perché, però mi ispira di più avere il filetto che mi tiene i denti dritti 24 su 24, non so perché, ma anzi però sarei curiosa di sapere se voi siete già al punto di aver scelto tra mascherine notturne e filetti interni dopo il vostro trattamento Invisalign. Come vi state trovando? Secondo voi qual è l'opzione migliore? Fatemi sapere, vi prego, le vostre esperienze, perché mi aiuterete tantissimo nella scelta che dovrò fare presto, perché ormai è appunto poco più di 1 mese, e dopodiché
appunto per sempre dovrò indossare o la mascherina la notte oppure questi due filetti metallici all'interno dei denti, perché altrimenti i denti tornano come erano prima e non è una cosa che vorrei che succedesse mai. Quindi questa è una cosa che bisogna tenere in considerazione, perché molti non lo sanno, pensano che una volta finito il trattamento Invisalign questo è quanto e non devo più fare niente. In realtà no, dovremo sempre fare le visite dal dentista eccetera, anche se molto meno, però ci sarà sempre, dovremo sempre fare in modo che i nostri denti non ritornino alla posizione iniziale, perché è quello che fanno automaticamente. Non vi ho detto comunque che molto spesso prima di mettere l'Invisalign, prima di darvi le mascherine, il dentista, l'ortodonzista vi attaccherà dei piccoli attracchini, dei piccoli attachments, si chiamano, loro li chiamano attachments, quindi li chiamerò anch'io in inglese. Sono dei piccolissimi pezzettini dello stesso colore dei vostri denti che vengono applicati su alcuni dei vostri denti in modo che possano fare leva per raddrizzarli quando l'Invisalign viene applicato. So che non vengono applicati a tutti questi attachments, quindi io non sono una dentista, quindi non saprei esattamente con quale criterio l'ortodonzista o dentista sceglie se metterli oppure no. Ho sentito però che di alcune esperienze di persone che hanno messo l'Invisalign senza avere gli attachments e i denti non gli si sono comunque raddrizzati o non alla perfezione. Quindi per quanto mi riguarda, quello che ho sentito è che appunto gli attachments andrebbero messi sempre o quasi sempre. Inizialmente è molto molto strano avere questa sensazione con questi attachments, perché se prima abbiamo i nostri denti lisci, poi ci ritroviamo un sacco di piccoli granellini sui denti, e la sensazione che io ho avuto istantaneamente, che mi è durata per un bel po' di giorni, la sensazione che avevo era una sensazione di denti sporchi, perché non sono abituata ad avere cose appiccicate sui denti, quindi la sensazione iniziale, adesso li sto un attimino ripassando con la lingua per sentirli, però inizialmente avevo questa sensazione di denti sporchi che non riuscivo a tollerare, ma la sensazione ce l'hai solo quando non hai sulle mascherine, perché una volta che applichi le mascherine i denti sono lisci e questi piccoli attachment, questi piccoli cosetti appiccicati sui denti praticamente non li senti, comunque ci sono ma non ti danno fastidio. Invece appunto senza le mascherine inizialmente mi dava molto fastidio, questa era forse la cosa che più mi ha dato fastidio, avere questi attachment inizialmente, perché mi sentivo i denti sporchi. Però poi è una cosa che comunque ti passa, e adesso ci stavo pensando raccontandovi la storia e la sensazione che avevo inizialmente appunto di denti sporchi, mentre adesso se passo la lingua sui denti non mi fa più nessun effetto, perché ovviamente mi sono abituata al 100% ad averli, quindi ad un certo punto non ci fai più caso. Un'altra cosa importante che io ho notato, non con il primo set di mascherine che ho fatto da fine maggio a ottobre, ma l'ho notato con il secondo set di mascherine appunto da ottobre fino ad adesso gennaio, ho avuto qualche problemino, perché le mascherine nella parte interna dei denti sotto, quelli sopra no, ma quelli sotto nella parte interna sì, proprio qui, le mascherine sono molto taglienti, e se parlo molto mi sono resa conto che mi tagliano la parte sottostante vicino alle gengive, che è una parte molto delicata, e quindi qualsiasi taglietto si sente e fa male. E quindi che cosa ho fatto? Sono andata a limare, e questo è un consiglio che mi avete dato voi, vi ringrazio, ed è un consiglio che voglio dare anch'io a chiunque abbia questo problema. Se sentite che la mascherina vi dà fastidio, andate a limarla. Questa è la mascherina sotto, ok? Quindi è messa e posizionata così, sono veramente invisibili, non le vedete in videocamera, ok, ma c'è. E andate a limarla, a me per esempio dava fastidio qui, era molto tagliente, e quindi vado semplicemente a limarla, e questo bisogna farlo poi con ogni mascherina che cambiamo, perché se la prima ci dà fastidio, sono tutte tagliate allo stesso modo, quindi ci daranno fastidio tutte. Quindi ogni volta, ogni settimana, quando devo cambiare mascherina, già lo so, prendo e vado a limare in questa zona. Importante però non fare su e giù, ma limiamo sempre solo verso il basso e si risolve completamente il problema. Io do qualche limatina, ma proprio 30 secondi, e il problema non si pone più. Quindi questa è una cosa che ho scoperto appunto ad ottobre, novembre, quando mi hanno dato il secondo set di mascherine. Per esempio, se vi avessi fatto il video prima non avrei saputo darvi questo consiglio, quindi ecco, per questo ho voluto aspettare un pochino per potervi parlare
di tutto il trattamento, poi forse potrò farvi un aggiornamento tra un mesetto su come è il post Invisalign, quindi con le mascherine di mantenimento eccetera. Fatemi sapere se lo volete. Ah sì, un'altra cosa volevo menzionare, perché inizialmente un'altra cosa che è stata molto fastidiosa per me, devo essere onesta, e ve ne siete accorti anche voi in molti episodi, è che inizialmente con le prime mascherine, e in realtà mi è successo fino a qualche tempo fa, e solo l'ultimo trattamento forse non mi sta succedendo più, quindi penso che ho avuto questo problema circa per 6 mesi, non mi sono neanche resa conto che fosse sparito ad un certo punto, me ne sto rendendo conto in questo momento, però è un problema che io ho avuto per 6 mesi, ogni qualvolta cambiavo la mascherina, mi succedeva sempre in realtà, però quando ad ogni settimana cambiavo la mascherina, il primo giorno, giorno e mezzo in cui avevo delle mascherine nuove, parlavo come Paperino. La S, la F erano tutte strane, e questa è una cosa che ho visto dalle esperienze che ho letto eccetera, e da quello che mi avete scritto anche voi, e che cambia tantissimo. Alcuni non hanno la parlata da Paperino affatto, mai, con nessuna delle mascherine, alcuni ce l'hanno sempre, alcuni ce l'hanno soltanto inizialmente e soltanto all'inizio con le mascherine ogni volta che le cambiano, e io sono un pochino così, nel senso che ogni volta che cambiavo la mascherina, il primo giorno e mezzo, 2 giorni, parlavo male, strano, con queste S strane, e un pochino mi vergognavo, devo essere onesta, però l'ho tenuto perché chi se ne frega, cioè volevo avere i denti dritti, quindi chi se ne frega. Però sì, un pochino questa cosa può far imbarazzare, infatti spesso mi avete sentito dire scusatemi se parlo strano, ma ho appena cambiato la mascherina dell'Invisalign, scusatemi, scusatemi. Quindi questa è anche una cosa che dovete tenere in considerazione, per esempio se il vostro lavoro è fare l'insegnante, dovete veramente parlare tanto eccetera, potreste avere un problema magari per il fatto che le vostre S sono strane, però al di là, cioè chi se ne frega insomma anche in questo caso, però è una cosa che ci tenevo a specificare, perché per me, che comunque è un lavoro davanti alla videocamera, quindi spesso parlo tantissimo, e questa cosa l'ho un po' sentita, devo dire. Quindi mia family, questo è tutto per quanto riguarda la mia esperienza con l'Invisalign, spero non mi vengano in mente altre cose dopo, comunque penso di avervi detto tutto, perché mi ero prefissata di parlare di tutto e ho toccato tutti i punti importanti e ho risposto a tutte le vostre domande. Comunque se ne avete altre lasciatemele qua sotto nei commenti, mi raccomando, e vi rispondo come al solito, cerco sempre di farvi vedere che ci sono, vi metto cuoricino, vi rispondo, insomma ci sono, vi leggo, sono sempre qua, non sono una di quelle creator che posta e poi non se ne frega che guardo. Quindi questo è quanto mia family, io vi mando un bacio gigantesco come al solito, vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.